Bentornati a Bengodi. Oggi abbiamo un grande affare qui a Bengodi perché abbiamo messo in evidenza e ora abbiamo anche ancora da parlare con i nostri ospiti da Monterchi, Sansepolcro con gli Orafi, Banda Piccoli Chef con tutti questi ragazzi che ora si sono uniti, perché giustamente siamo partiti con due, siamo arrivati a sei, abbiamo fatto come i pulcini, perché poi parliamo di uova. Abbiamo Roberto all'esterno, che è collegato anche con l'azienda agricola che produce uova, e ho visto che di Col Diretti anche, e quindi voglio dire, loro si sono riprodotti come pulcini, no? Poi abbiamo Shadi, che lui, te che fai, il gallo la no? Chioccia. Che fai, la chioccia, insomma, come chioccia mi sembra un po', che ci ha proposto tutti i piatti con le uova, no? Perché l'uovo, questo elemento tutto fare, l'abbiamo messo come all'uovo poché, abbiamo fatto una crepe. Ora con tutti questi ragazzi, perché vi voglio vedere ora, li devi impiegare tutti. Ora voglio vedere se riusciamo a farlo. Che fai? Facciamo un uovo sodo ripieno, quindi sì, utilizzeremo l'uovo nelle sue estremità, perché sì, faremo una maionese, quindi avremo la sua parte più moscia. E poi l'uovo moscia, sodo più cremosa. Aspetta, perché mamma c'era mia la battuta e di là c'era la parte più dura. E allora? Basta. Croccante? No, no, dura, è l'uovo sodo. Ragazzi, ma avete fatto rincoglionire, scusate il termine, il nostro cuoco. Mi sei anche tagliato oggi. Ecco, diciamolo a tutti. Vabbè, ti sei tagliato perché hai salvato uno di loro. No, no, vabbè. No, no, è perché sennò si tagliava lui. Ti aspetto dopo, perché ti faccio vedere la maionese diretta fatta da lei. Sì, allora, tutto questo per far capire che la nostra Barbara Rapini, la responsabile di Banda Piccoli Chef, vieni qua e mi metto nel mezzo, così si fa la scaletta. Si fa la scaletta? Vai. C'è lei che è alta quanto me, creatura. Guarda, aspetta, va. Tra poco ripartirà Banda Piccoli Chef, quindi Barbara. Sì. E tra poco, quindi non diamo una data ben esatta, e quindi lo scopo del programma, ricordiamolo anche. Diciamo che promuovere l'educazione alimentare, promuovere comunque una sensibilizzazione nei confronti del cibo, però del cibo sano. Però se qualcuno ci seguisse, no? Dicesse, perché voi fate tante uscite, sì, durante l'anno, no? Sì, sì. Partecipate ad eventi. Sì, 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 noi siamo anche fuori, perché comunque vogliamo scendere tra la gente nelle feste paesane. Sono andati anche a Expo, Banda Piccoli, sì, Chef, voglio dire, anche te ci sei stata, non dimentichiamo. Infatti, perché è importante, diciamo, uscire e portare l'educazione alimentare in piazza, fra la gente, per poter riuscire a coinvolgere tutti, ma soprattutto tutti significa anche i genitori. Ma voi dove avete la sede? Perché se qualcuno ci seguisse e volesse portare i bambini, può farlo, perché non costa niente, diciamolo. Vedete qui anche le immagini del programma che fra poco partirà. Voi potete con i vostri bambini il sabato, quando organizzate, poi andare Banda Piccoli Chef. Sì, diciamo che noi siamo in giro e quindi di conseguenza possono andare a vedere sul nostro sito www.bandapiccolichef oppure.it oppure sulla pagina Facebook della Banda dei Piccoli Chef, dove noi segnaliamo le nostre iniziative che sono ovunque. Ecco. Possono essere in piazza, possono essere alla Ford, che vi ha dato gentilmente uno spazio, che per il terzo anno ci sponsorizza, diciamo, sì, all'interno del proprio salone, e diciamo anche in altre situazioni, e quindi visitate sempre il sito, così saprete dove saremo. E poi dopo c'è anche Maga Merletta, che te sei sempre quella, oltre che nel programma, fa gli esperimenti e sì, tutto, però li aiuti anche, perché ho visto che fate anche progetti relativi al mondo del senza glutine, al mondo, sì, del senza glutine, no? La Banda Piccoli Chef cerca ovviamente di dare una mano, di insegnare la sana, guarda, alimentazione e insegnarla a tutti i bambini. E questo vuol dire che anche i bambini celiaci, che comunque sono una buona percentuale della popolazione, perché circa un 1%, non devono essere privati del piacere di stare con noi. E quindi quando si fanno i laboratori, ci sono sempre dei laboratori paralleli, quindi con le stesse cose, fatti però in sicurezza con la Maga Merletta, quindi al tavolo della Maga Merletta, e in più quando si presenta alla fine c'è il buffet ha comunque una parte di senza glutine. Quelle sono le immagini appunto del programma, che insomma ormai è diverso, due anni, tre anni che vai in onda. Questa è la terza edizione. E quindi tra poco partirà. Questi sono, dopo torno a salutarvi. Però vediamo dov'è quel santuomo. Allora, Roberto Francini è fuori, non c'è ancora bene il collegamento, allora aspettiamo. Volevo dire che non mi è partito il tempo, lo dico alla mia regia, non mi è partito il tempo, e quindi datemi un po' voi una mano. Allora, continuiamo il viaggio, perché questo è il nostro ultimo blocco, quindi qui abbiamo Sansepolcro, là abbiamo Monterchi, e siamo però qui adesso a Sansepolcro perché abbiamo presentato questi maestri orafi che fanno parte di Confartigianato,
fanno questi splendidi gioielli, mostre, ma è importante capire l'importanza dell'artigianato. Roberto Baragli. Ecco, perché questo è l'ultimo spaccato, almeno diciamo il nome per bene, Roberto Baragli. Grazie. Dunque, la peculiarità dell'artigianato è che ognuno, una volta imparato il mestiere, può esprimere... Te da quanti anni è che fai questo mestiere? Io da 14 anni. Quindi sei stato a scuola oppure ti hanno insegnato? Dunque, io sono stato a scuola dopo le medie, ho fatto l'istituto d'arte a San Sepolcro, poi ho fatto 2 anni di specializzazione, poi ho lavorato in 2 laboratori. E poi hai aperto la tua bottega. Poi ho aperto il mio negozio. Io sono affascinato dalle persone che lavorano con le mani. No? Certo. No, io guarda, mi ricordo più lontano, la mia mamma era una merlettaia, è stata una grandissima merlettaia, ricamatrice, sì, a San Sepolcro. Io ricordi più lontani che ho quando ero piccolino. Guarda là. Quando ero piccolino, che le mani, il saltare delle mani, cioè il fare con le mani, cioè il saper fare. Quanto ti piacerà? Sì, tantissimo. Ma c'è qualcuno in famiglia che ti ha seguito? No, nessuno. Nessuno, forse te. Sì, io. Ah, sì, ecco. Perché loro, lo ribadisco, lui ha la bottega a San Sepolcro. Sotto dove abita lui, dove abita il nostro Riano, quindi esciando la bottega del borgo vicino, quindi voglio dire, sono qui. 20 metri ci dividono. Capite quanto è importante anche il gioco di squadra? Sono 2 professionisti, le sue mani hanno forgiato questo. Guardate questo cameo, diceva da piccolino. Tu da quant'è che fai questo lavoro? Sì, io sono più di 40 anni che faccio questo lavoro. Addirittura io ho iniziato a fare questo lavoro quando ancora andavo all'istituto d'arte. E adesso ho la fortuna di avere con me una delle mie figlie. Si chiama, diamo nome e cognome. Si chiama Silvia. Silvia, ciao, come il nostro assessore. Esatto. È quella che ormai sono 15 anni che è con me, anche lei ha raggiunto... Sta portando avanti quest'arte. Questa tradizione, questa arte, e posso dire sinceramente che ha aggiunto anche delle... buone capacità. È soddisfatto sto babbo? Come tutti i babbi. Allora, voglio andare da Roberto, perché mi hanno detto giustamente è in Casentino, il collegamento sta piovendo, capite che è in diretta e a volte abbiamo dei problemi. Adesso c'è, mi sembra, Roberto? Sì, ci sono. Sai, voi siete in studio, ma noi siamo qui siamo in campagna. Io qua vedo Laverna, Camaldoli, siamo vicino al Parco delle Foreste Casentinesi. Si parla di uovo fresco, a parte il fatto che si fa presto a dire fresco, ma quanto tempo passa dalla deposizione alla spedizione? Ma noi diciamo che cerchiamo veramente di lavorare sotto questo aspetto e normalmente riusciamo a consegnare dalle 24 alle 48 ore al massimo. Comunque non meglio che il mio responsabile Giuseppini Angelo vi può dire quello che facciamo. Angelo, tu sei sempre in giro per l'Italia, appunto. No, l'Italia no, diciamo il centro Italia, i nostri clienti diciamo che sono nel centro Italia, maggiormente sono nella Toscana, chiaramente giochiamo in casa e la Toscana ci dà grandi risposte e grandi risultati. E poi abbiamo discrete quote di mercato in Umbria e delle piccole quote di mercato nel Lazio, che è una regione che ultimamente stiamo provando ad allargarci e anche lì stiamo avendo discreti risultati. Il nostro prodotto sia in Umbria sia nel Lazio sta andando abbastanza bene, ecco. E poi voi siete all'interno di Campagna Amica, aderite a questo progetto? Sì, allora, come ho detto prima, sono anche dirigente di Coldiretti, ma non a caso, perché comunque è una scelta che ho fatto anni fa di aderire al progetto di Campagna Amica, proprio con la valorizzazione del Made in Italy e soprattutto sull'identificazione del prodotto, diciamo, associato a quello che può essere il luogo e anche alla faccia del produttore. Non a caso io già 30 anni fa ho fatto la scelta di fare un marchio uovo del Casentino, perché secondo me è estremamente importante per il consumatore e per il produttore. Certo, e per siamo la garanzia poi di essi nel paese del Bengodi, per cui insomma valorizziamole queste cose che abbiamo. Ma quello che dobbiamo valorizzare tra un po' è anche sono i prodotti che vengono realizzati con questo uovo, con questa materia prima eccellente. Ho visto, lo vedremo tra un attimo. Vabbè, Susi, ho visto nell'anteprima che avete anche il ciambellone, cose. Andate in cucina. Ah,
Con l'uovo vedrete, cioè anche qui, quanto è importante è stato nell'uovo nella realizzazione di questi prodotti? Poi guarda, con pochissimo siamo riusciti a realizzare delle preparazioni favolose. Perché l'uovo, oltre che essere nutriente, come potrebbe dire la nostra Barbara Pini, costa anche il giusto. Esatto. A che punto siete arrivati? Allora, ti aspettavo te perché così ti faccio vedere come Asa riesce a fare la maionese. Poi veloce che devo andare dalla nostra, dal nostro assessore là, fammi vedere come fai la maionese. Come ti chiami? Asia. Vai. Allora, andiamo a avvolgere il tuorlo dell'uovo. E poi pigiamo forte. Pigia forte. Guardate, pigia. Guardate che si sta facendo. Spingi, 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 non smettere perché sennò non vieni. Brava Asia, vai, 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 vai. Guardate che fa la cremina. Tira un pochino su, Asia. Vai, no, no, non smetti, non smettere, non smettere. Questa è il mio la mia cosa di battaglia. Faccio la maionese a go go. Vai, che poi me la fate vedere finita. Quindi anche come fare. Uno, scusami, fare la maionese in 2 secondi. Assessore Silvia Mencaroni, assessore turismo, cultura e turismo per quanto riguarda il comune di Monterchi. La fascia ce la siamo io dimenticata di dirlo, perché l'assessore può portare anche la fascia, il sindaco la può autorizzare, no? Assolutamente. Ce ne siamo dimenticati, perché non me l'avevo detto? Poteva essere un'occasione. Poteva oggi. Essere un'occasione. Sì. Perché poi voi potete fare anche i matrimoni, no? Sì. Se siete delegati dal sindaco. Assolutamente, anche consiglieri in questo senso. Allora, c'è l'ultimo video, perché giustamente voi avete realizzato questi video, mi aveva detto quello che il primo che è andato appunto in onda è stato quello che abbiamo realizzato per il progetto delle terre di Piero, che stiamo seguendo, sono 6 comuni e 4 regioni, l'unico progetto interregionale turistico che c'è in Italia in questo momento. Quindi vediamo l'ultimo video così riandiamo nel calarci. Questo sono qua nello specifico invece è stato realizzato dalla Confartigianato per un progetto di adozione fotografica che è stato realizzato a Monterchi nel 2015. Questi sono i fegatelli di Monterchi. Aspetta, ok, poi godiamo. Guardate, un piatto che va veramente dal proprio, è ancestrale, si pensa che il luogo, il maiale, no? Che non si buttava via niente, perché questo nasce come un piatto povero, però poi abbiamo anche questo. Il serpente. Il serpentone che viene fatto nel periodo questo di Pasqua. Ma questo nei periodi di Pasqua, ma anche proprio nei periodi di festa, come i matrimoni, quindi era un dolce ricco perché viene fatto con la pasta di mandorle, non è un ingrediente semplice da... Questo è anche un simbolo, no? Del serpente che, voglio dire, viene calpestato dalla Madonna, c'è tutto un rituale. Tra l'altro Ercole è il simbolo di Monterchi, quindi ecco, mi sembrava opportuno portarlo. Sì. Poi c'era anche la farinata, farinata, sì, anche quella è tipica. Guardate che bello questo, fatto dalle mani senz'altro di qualche donna di Monterchi, assolutamente. E poi c'è anche la farinata. E parliamo a questo proposito, giustamente il museo dove si trova la Madonna del Parto, voglio dire, è visitatissimo, però Monterchi è anche... È territorio, arte, cultura, cibo e tante altre cose. Questa farina qui che cosa fate? Eventi? Allora, sì, mi piacerebbe spiegare appunto questa farina, e l'abbiamo portata dato che viene fatta una sagra che ormai è veramente famosa in tutta Italia, la Sagra della Polenta, e si svolge il terzo weekend di settembre. Altri eventi veramente importanti del territorio di Monterchi sono il presepe vivente che viene fatto nel periodo appunto di Natale. Che quella, anche quella, voglio dire, l'ho avuti ospite in questa occasione di Bengodi, anche loro grande realtà, perché effettivamente riescono a fare un lavoro eccellente che fa poi turismo. Assolutamente, un paese coinvolto in quel periodo, quindi un paese intero proprio. Poi inoltre abbiamo la fiera di Sant'Antonio che è finita proprio da qualche giorno. Sant'Antonio è il protettore, voglio dire, degli animali, quindi... è andata molto bene quest'anno. Questa è la polenta che vediamo. Questa sì, la farinata. Cuccioli, La pancetta. La pancetta, e i legumi dentro e anche alcuni ortaggi. E poi un'altra festa che ci tengo a sottolinearla. Prego. È il Birra Art Fest, che viene fatta dall'anno scorso da parte di un'associazione di ragazzi, e si svolge il primo weekend di luglio al Parco Fluviale di Monterchi. Poi tanti altri sono gli eventi, compresa la nostra stagione concertistica che va più o meno da luglio-agosto, quindi Monterchi Festival in questo senso, sempre grande. E questa è la promozione di un territorio. Però assessore, da quanto assessore? Giovanissima, cioè, sempre più donne, io l'ho visto nel ruolo di sindaco o sindachessa, mi piace sì.
sindaco. Assessore, da quanto tempo? Io da fine maggio 2014. Quindi insomma voglio dire un anno, poco più. Sì, un anno e mezzo. Sì. E nella vita effettiva cosa? No, nella vita effettiva mi occupo di tutt'altro, perché lavoro nell'ambito della consulenza privacy, quindi tutt'altro. Ma va benissimo, cioè i nostri, cioè voglio dire, occuparsi di un territorio e fare un proprio lavoro è meritorio, perché immagino, perché quando si vive nelle piccole comunità, come capita a tutti, si esce di casa, si trova l'assessore, si trova il sindaco e subito: sindaco, succede questo, assessore, faccia questo. Nelle piccole realtà sì, è normale, ed è anche il bello, il risvolto anche positivo di avere un contatto quotidiano con le persone, che permette veramente anche di poter risolvere poi spesso le problematiche in tempistiche questo, diverse, no? Rispetto alle grandi e questa città. Ragazzi, è l'Italia, ogni campanile ha la sua storia, il suo prodotto tipico, e noi ne siamo orgogliosi di esserlo. Ringrazi il liutaio, perché quello effettivamente il liutaio ora che ha mandato il violino e la ragazza per la ceramica, perché sì, effettivamente sì. Oggi l'assessore è arrivato con tutte le borsine, dice, perché ci tenevano, quindi li ringrazio tanto. Andiamo a vedere un attimo se Roberto è pronto con la cucina, perché lì hanno la parte anche della cucina. Roberto si trova in un'azienda agricola che Coldiretti, abbiamo visto anche la bella bandiera gialla di Coldiretti, e un fuoco, l'altro casentino piove. Come si fa a rinunciare a un fuoco bello come questo? È impossibile. Volevo concludere chiedendo a Enrico Lalli, che è il titolare dell'uovo del Casentino, perché producete due tipi di uovo diverso? Che senso ha? Ma questo chiaramente è nato col tempo dall'esigenza appunto del consumatore di avere sempre un prodotto più specifico in base all'utilizzo. Cioè, ad esempio, noi qui abbiamo i due prodotti, diciamo, di nostra maggiore richiesta. Questo è l'uovo all'aperto, un uovo vegetale assolutamente naturale, non OGM, eccetera eccetera. L'altro è un uovo un pochino più colorato e con una sorbanza un pochino accentuata, proprio per dare la possibilità al consumatore, anche nell'utilizzo della pasta fresca, di un risultato ottimale, insomma. Ecco, qui abbiamo Simona che sta preparando la classica sfoglia. Ma la sai fare o è un'esigenza televisiva? No, non la so fare, la so fare. Prima l'ho fatta precedentemente, lì vediamo un impasto bello che è preparato, che ha già riposato, pronto per essere tirata al mattarello, mentre là la seconda passaggio di lavorazione con la sfoglia arrotolata una volta che ha riposato, e poi successivamente la sfoglia che è stata tagliata per le tagliatelline. Ecco, questo si tratta di uovo a pasta gialla, perché insomma deve avere un po' di colorazione importante. Sì, sì, sulla pasta è abbastanza importante, perché il colore è veramente importante. Sembra vedo che hai preparato anche i cantuccini. Sì, e lì invece ho usato delle uova un pochino più chiare, anche per i dolci. Ho usato le uova leggermente un pochino più chiare, perché con il dolce mi piace che abbia un colore più neutro. Ecco, queste sono indicazioni importanti, sono indicazioni non soltanto perché non è il colore che fa la qualità, ma proprio è l'alimentazione diversa per avere due tipologie di prodotto. La pasta gialla è più adatta quindi alla pasta fresca che stiamo vedendo preparare. Di questo il consumatore è consapevole, secondo te? Allora, probabilmente agli inizi forse non come oggi, però devo dire che oggi noi riscontriamo una richiesta veramente ben precisa su quello che il consumatore ci chiede, almeno perlomeno chi ha iniziato a provarle, insomma. Certo. Roberto, ti devo salutare. Bene, direi perché che dal Casentino, scadere. Dall'uovo del Casentino è tutto. Se hai qualche domanda per noi, Susi. Tesoro, io ho avuto di tutto e di più, siete stati veramente chiari, ringrazio i tuoi ospiti per averci ospitato e ritorniamo in studio. Ringrazio te e ringrazio anche Claudio Caloni per le immagini. Abbiamo imparato tanto oggi, perché grazie al nostro collegamento esterno riusciamo ad andare anche in tutto il territorio, perché quello è un altro Bengodi. Fase finale, fammi vedere ragazzi che cosa avete fatto. Allora, Asia ha fatto la maionese. Ecco. Marco ha preparato tutte le uova sode, vedi, eccole qua le nostre uova sode. Sì. Le abbiamo riempite con dell'avogado, che è una cosa un po' più particolare per fare diversamente. Che è questo? Aromatizzato un po' al lime, esatto, l'abbiamo messo tutti lì apposta. Mm-hmm. E poi l'abbiamo formate lì, guarda, quella è la composizione finale, che è un crostino fatto con l'uovo sodo, il guacamole, che è questa preparazione fatta a base di avogado, e la maionese che ha fatto l'Asia. E te ti chiami? Marco. Marco? Marco ha mangiato tutto l'avogado. Asia? Elisa, Gabriele, Joshua, Emma. E questa è una rappresentanza piccola di banda Piccoli Chef, che abbiamo la responsabile per quanto riguarda appunto la presidente responsabile, Barbara Lapini. Come ti chiamo?
Barbara. La mamma di tutti, anche Maga Merletta, perché quanti sono i ragazzi che all'incirca? Ma diciamo che nella nostra mailing list, diciamo nelle nostre liste sono iscritti più di 400 ragazzi. E allora, Bengodi è terminato, vi voglio lasciare con queste immagini di questi bambini, perché come si suol dire sono loro, no? Il futuro, la vita, e Bengodi è anche questo, è anche riuscire ad andare avanti con tanta fiducia nel futuro. Quindi Banda Piccoli Chef partirà tra poco. Grazie per averci seguito, grazie a tutti i miei ospiti e appuntamento con Bengodi.